oggi abbiamo completato i lavori del Viale Kennedy, di pulizia del Viale Kennedy. Abbiamo naturalmente incontrato gli operatori degli stabilimenti balneari, che sono i nostri interlocutori e sono certamente anche la nostra speranza, perché non ci dobbiamo dimenticare che questa è una delle zone più belle di tutto il Mediterraneo. Gli operatori naturalmente oggi anche loro sono alle prese con la crisi economica, oggi più che mai io credo che bisogna puntare sulla destagionalizzazione del turismo e sull'utilizzo di questa zona, bisogna accelerare di più su questo famoso PU e sugli investimenti che ci stanno dentro, perché naturalmente gli investimenti significano ricchezza, significano prospettiva, lavoro e speranza. Bisogna completare l'illuminazione di questa zona, naturalmente adesso solleciteremo ancora di più la nostra amministrazione perché possa velocemente arrivare a questa conclusione. Dobbiamo lavorare sulla raccolta differenziata, perché anche su questo bisogna porre la nostra attenzione, perché differenziando significa avere più materie prime, significa pagare di meno e significa rispettare l'ambiente. Sono le cose su cui stiamo puntando. Abbiamo chiesto alla Pubblici Servizi, dopo questo intervento naturalmente di pulizia straordinaria, di fare anche degli interventi che siano più calendarizzati nel tempo e che siano naturalmente più costanti. Io penso che oggi insieme alla Commissione abbiamo fatto un buon lavoro, nel senso che abbiamo oggi con la nostra presenza in qualche modo raccontato che fra amministrazione e cittadini bisogna accorciare le distanze e bisogna essere più concreti e più effettivi. Quanto è costato questo intervento straordinario della durata di 15 giorni? Adesso i costi li faremo dopo, ci sono state 8-9 persone che ogni giorno per 15 giorni hanno lavorato con i mezzi, naturalmente sono costati nulla di più di quello che in genere sono i servizi che già noi abbiamo convenzionato con la Pubblici Servizi, quindi non abbiamo preso personale esterno, abbiamo preso personale interno naturalmente. I costi sono quelli del personale, del carburante, tutti, del conferimento in discarica dei rifiuti. Faremo adesso un computo, ma è più un lavoro diciamo di risorse umane che non di costi reali da sostenere, e soprattutto l'abbiamo fatto con il personale della Pubblici Servizi. Mentre per quanto riguarda i rifiuti che sono stati trovati, di che tipologia possiamo parlare? Sono su rifiuti che in genere sono quelli che si trovano in questi casi quando si fa un lavoro di decespugliamento, cioè le bottiglie di plastica, dei sacchetti, dei rifiuti solidi urbani. Non sono stati riscontrati rifiuti straordinari o rifiuti speciali.